Eravamo felici io e lei. Eravamo davvero. Ma facciamo un pupazzo di neve? Me lo chiedeva sempre quando eravamo bambine. Mi chiedeva di farle delle magie. Magia, fare magia! Ci riuscivo, non so come, non so da dove venissero i miei poteri. Era come se fossi fatta di ghiaccio. Ogni cosa che sfioravo diventava di ghiaccio. Un giorno ci fu un incidente e Anna rimase ferita. Io cercai di salvarla, lo giuro, cercai di proteggerla, ma non ci riuscì. Dopo quel giorno i nostri genitori chiusero le finestre e le porte del castello. Nessuno doveva sapere chi ero o cosa fossi. Dovevo cercare di nascondere i miei poteri, di nascondere la mia natura, di reprimere ciò che ero. Anna iniziò a cercarmi, la sentivo che mi chiamava dalla porta, ma io dovevo proteggerla. Così si creò un muro fra di noi e il muro diventava sempre più spesso. Poi ci fu quell'incidente, i nostri genitori ci lasciarono sole e lei continuava a cercarmi, io continuavo a restare chiusa nella mia stanza. Poi ci fu il giorno dell'incoronazione e le cose precipitarono. Fu allora che scoppiai, fu allora che me ne andai. The snow glows white on the mountain, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like this worrying storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the feelings that once control me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. Anna però non rinuncia mai a salvarmi, lei non rinuncia mai a me. Anna è sempre stata diversa, esuberante, piena di vita. Lei non aveva paura di dimostrare chi era realmente, lei non aveva dato la paura, il potere che avevo dato io, il potere di annullarti, il potere di fermarti, il potere di congelarti. Anna era disposta a tutto pur di salvarmi, rischiò la sua stessa vita per me e fu quello a salvarmi, quel gesto di amore puro e sincero.
non l'amore necessariamente di un principe verso una principessa, ma l'amore puro di una sorella verso una sorella, di un'amica verso un'amica, perché l'amore è la chiave di tutto, l'amore è sempre la chiave. Ciao ragazzi! Sì, lo ammetto, da Sailor Venus a Elsa io ammetto spudoratamente che sfrutto queste collaborazioni per potermi comprare quei costumi dietro i quali sbavo da una vita che poi effettivamente non ho mai l'occasione di prendere perché magari procrastini o comunque aspetti a fare una certa spesa anche se non sono così costosi. Questo costume, se vi interessa, l'ho comprato su AliExpress, casomai vi lascio il link in info box se vi può interessare o se siete amanti dei cosplay. Quando è nata l'idea del progetto delle principesse Disney, io ho rotto le palle immediatamente a tutte le ragazze per poter fare Frozen, per poter fare Elsa in realtà. Paradossalmente io assomiglierei molto di più a... cioè il vicino che mi sta guardando in maniera orribile, io assomiglierei molto di più ad Anna che non ad Elsa, quindi un po' così pasticciona, esuberante, piena di vita, però Elsa è un personaggio che ho amato moltissimo per i sentimenti che in qualche modo rappresenta. Perché Frozen non è un cartone così scontato come molti ritengono, anzi secondo me ha diverse chiavi di lettura e diverse interpretazioni. Beh, prima di tutto un film di animazione che io ho amato moltissimo, secondo me è tecnicamente fatto benissimo, la colonna sonora è straordinaria, i personaggi sono caratterizzati benissimo e la componente comica nel pupazzo di neve in Olaf e nell'arena sono riuscitissime. E poi vi dico, secondo me non è così scontato. In primo luogo abbiamo visto che la Disney si è un pochino allontanata dal classico cliché dell'amore idilliaco del principe e della principessa, quindi la principessa che viene salvata da questo principe, ma si è avvicinata ad un amore forse un pochino più reale, quindi l'amore che può esserci tra due amici, tra una madre e una figlia come abbiamo visto in Maleficent, ma anche tra due sorelle come nel caso di Frozen. Al di là dell'amore, che forse è ciò che è più palese in questo film, Elsa rappresenta moltissimi altri sentimenti che sono comuni in tutte le adolescenti, quindi il fatto di non sentirsi capita, di non poter accettare la propria natura, di non capire chi sei realmente, quindi la necessità di lasciare tutto e di allontanarsi. Quando parte la canzone Let It Go, adoro quella canzone, che lei si allontana da tutto e se ne va, si vede proprio il senso della necessità della solitudine, dell'allontanarsi per capire chi è realmente, per far uscire la sua vera natura. Ed è quindi un sentimento, una reazione assolutamente umana, non è la reazione che ha una principessa, ma è una reazione che ha una qualsiasi ragazza che non si sente capita dai genitori, che si sente repressa, che vorrebbe capire chi è realmente. Questo film ha veramente un sacco di chiavi di lettura, al di là poi della solitudine, della necessità di allontanarsi, non sentirsi capito e non accettare la propria natura, ma anche nella ricerca della verità, la paura, il potere che viene dato alla paura, un potere che è in grado di congelarti, di fermarti, di impedirti di amare. Quindi non è, vi dico, secondo me un film così scontato e banale come può sembrare, anzi tutt'altro. Ci tenevo quindi moltissimo a poter fare Elsa, spero di aver fatto comunque un lavoro quantomeno decente. Io ho guardato diverse volte il film per poter entrare veramente nel personaggio, poter ricostruire bene il costume, le espressioni. Mi scuso se il lavoro non è perfetto, io purtroppo non ho un computer molto potente che fa girare programmi molto grossi. Parlo più che altro per il cambio dello sfondo. Purtroppo non avendo certi programmi non posso cambiare lo sfondo diciamo così nitidamente, quindi vedrete delle ombre, avete visto delle ombre o anche i contorni non sono fatti perfettamente. Purtroppo dipende dal programma, che non ho i programmi che hanno ad Hollywood, quindi ci tenevo però a fare un lavoro un pochino diverso da quello che ho fatto con Sailor Venus. In questa collaborazione, come con Sailor Venus, siamo molte ragazze, siamo molte molte di più di quelle che eravamo con la collaborazione Sailor. Io, mentre sto girando questo video che voi state vedendo, non ho ancora visto i loro lavori, quindi io vi dico che sono curiosissima di poterli vedere. Perché anche io, come penso per la maggioranza delle altre ragazze, sono cresciuta amando i film d'animazione della Disney, quindi cresce con l'idea della principessa, di voler essere un po' come loro. E ho voluto interpretare proprio una principessa che è umana, è più una ragazza che una principessa. Niente ragazzi, io vi lascio alla fine del video, e come ho fatto con quello delle Sailor, la foto di ciascuna ragazza, il nome del canale e il link al canale che poi troverete anche in info box. Io vi invito veramente ad andare a vedere tutti i loro lavori perché secondo me hanno fatto un lavoro splendido. Io ho visto poche cose qua e là, poche immagini rubate, devo ancora vedere il lavoro completo, quindi come voi me li andrò a vedere un pochino tutti. Ragazzi, io come sempre vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, presto, un bacione.